Sto passando da una strada che una volta era il borgo delle Strafalarie. Oggi si chiama Borgo Strafalè, ma ve lo faccio raccontare da una persona speciale questa via cos'era e cosa è diventata. Guardate che meraviglia! Andiamo a trovare Marco. Buongiorno Marco, Buongiorno, buongiorno. buongiorno e Allora, questa benvenuti. via meravigliosa che avete fatto diventare, cioè che è Un un salotto. borgo, un salottino, una cosa meravigliosa, cos'è e come nasce? Allora, siamo in via del 4 Aprile, una storica strada che collega tra l'altro due bellezze della nostra città incredibili che sono Palazzo Steri, il nostro chiaramontano primo palazzo reale, Piazza Marina perché era lambita dalle acque della Cala. Che poi il re fece palificare per i suoi giochi equestri, che poi viene terraformatata, dando luogo a uno dei giardini più belli della città, dove trionfa la magnifica magnolia, l'albero più grande d'Europa. Oltre a questo, via 4 Aprile si collega alla storica via Alloro, una via che venne eletta come il secondo cassero dai nuovi ricchi possidenti, che con la sontuosità e la bellezza dei loro palazzi facevano il verso ai ricchi nobili di Fulgida Schiatta del Cassero. Ecco che quindi nascono Palazzo Abatellis, Palazzo Bonagia e altre bellezze indimenticabili della nostra città. Di qua vediamo la Gancia. La Gancia è una storica chiesa, tra l'altro amatissima dai palermitani tradizionalmente e culturalmente. Molte stratificazioni storiche. Tra l'altro, varcando la sua soglia, abbiamo sopra le nostre teste l'organo in oro zecchino più grande della Sicilia. Come al solito, la nostra Palermo è una città piena di primati. Via del 4 Aprile era nota in antichità perché era una via legata alla vendita dello zucchero, tradizione che rimane. Le sorti poi furono avverse e quindi furono dismesse le fabbriche e le rivendite di zucchero per spostarsi in altre zone della città e le stanterie di Palazzo Dannino, che sono questi volumi adesso occupati dalle nostre artigiane, diventarono delle case d'appuntamento. Avendo le signore che detenevano proprio il dominio di questa strada l'abitudine di gridare e di essere molto sboccate, vennero chiamate le strafalarie, letteralmente dal dialetto siciliano, coloro che buttano voci. Le vuciazzare, Le insomma, ecco, più palermitanamente sarebbe vuciazzare. le vuciazzare. Da lì in poi la tradizione proseguì fino ai primi del Novecento. Ai giorni nostri, questa via è piena di tante cose buone da mangiare con la cioccolateria Lorenzo. Ecco, vedete, lo zucchero si è trasformato ma è rimasto, ma grazie alle mani di Roberta e di Enzo diventa una delle nostre botteghe più belle della città. La cioccolateria Lorenzo è storica e ci delizia sempre con i suoi prodotti. L'operazione coraggiosa invece delle artigiane da questa parte ha fatto sì che da acquerelli a vestiti a ceramiche a oggettistica questa via ritrova una rinnovata vitalità con l'arte e con le maestranze tipiche della sicilianità. Guardate per esempio i disegni delle maioliche che sono quelli antichi e originali riprodotti ai giorni nostri. Dato che il luogo diventò un luogo di ritrovo e che le artigiane et sociorum e gli amici ci riuniamo spesso e volentieri qua di passaggio o meno per prendere un caffè, per salutarci, per fare una fotografia ai loro prodotti, nasce questa idea del borgo, un po' facendo il verso Borgo Parrini, era quel periodo, no? Allora, simpaticamente, riecheggiando il nome, mi venne in mente di chiamarlo Borgo Strafalè. E oggi si chiama Borgo Oggi Strafalè. si chiama Borgo Diamo Strafalè. un'occhiata dentro alle attività, cosa fate? Assolutamente sì, ma anche fuori dall'attività, a parte le piante, i fiori e gli abbellaggi, le strafalarie rinascono e sono reinterpretate come questa nostra Santa Rosalia in questa decade liberi-religiosa, come un'icona votiva antica, da uno dei pittori contemporanei più in gamba della nostra Palermo, Antonio Festernuccio. Antonio Festernuccio. Queste sono proprio le strafalarie, rifatte da lui, quindi la personificazione di quelle donne un po' attendenti ai balconi mentre ammaffiano le piante, come avviene a tutt'oggi.
Che nei loro atteggiamenti un po' discinti, ma sempre fieramente da donne siciliane. Entriamo dentro. Ecco, addentriamoci dentro. Questo è un trionfo di sicilianità pura, in quanto maioliche e manufatti della signora Lavinia Sposito, il negozio si chiama Di Terra e Di Fuoco, oltre ai suoi deliziosi pezzi liberti che ospitano proprio la sua collezione di ceramiche, dalle pigne che sono un augurio di fertilità, alle teste di Moro, la cui storia tradizionale è incredibilmente tipica della nostra regione. Lavinia ospita anche altre due artiste, che sono Veronica Mancuso, l'artista di queste ceramiche in bianco, che hanno un po' uno stile diverso. Veronica, per esempio, restituisce questa riproduzione di Porta Nuova con i suoi telamoni, che sono questi quattro, sono questi uomini che nascono senza braccia, senza già braccio, perché i telamoni che fanno un po', è la versione maschile delle cariatidi, il telamone più antico che abbiamo in Sicilia da Agrigento, ed è disteso sulla Valle dei Templi, disteso, ma originariamente era in piedi al Tempio di Giove, che non esiste più. Ma servivano veramente a intimorire chi veniva da fuori? Erano più che altro celebrativi, perché questa non è altro che la vittoria sui Mori, che hanno le braccia tagliate in segno proprio di impotenza e che vengono appesi alle porte della città come memento della vittoria dei palermitani sui Mori. Quindi in effetti è un simbolo di potenza. Di potenza e di potere. Guardate le cassate tipiche. Ecco, il dolce ceramizzate proprio dalla linea, e sono il dolce tipico palermitano. Dentro c'è la frutta martorana. Incredibile, guardiamo. Wow, ma questa è un'idea bellissima. Come fuori anche la cassata. Le guanterine, che sono commissionate direttamente da un altro bellissimo posto, che è Santa Caterina, perché la vigna... Santa Caterina d'Alessandria. D'Alessandria. Dove dentro c'è il... E commissionano proprio alla Vigna Esposito i suoi prodotti in ceramica, proprio per pubblicizzare la manifattura palermitana in tutte le sue forme. Dei segreti del chiostro. Esattamente. Sì. Ancora, questo è l'originale del Colle Cavedate Fuori, che è una Santa Rosalia interpretata da Antonio Festernuccio. La nostra Santuzza. Che praticamente è un po' il visual, il designer di Borgo Strafalea ormai. Sono la riproduzione di quelli antichi, quelli originali, fedeli, assolutamente. E di come non solo ce ne sono del 700, dell'800, di tradizione siciliana e di tradizione amalfitana. Quindi è la memoria iconografica di quello che c'era, e quindi grazie a questo potremo fra tanti anni sapere ancora per tanti anni come erano. Ma non solo, perché Palermo è anche la città di Basile, quindi del nostro Liberty. Anche in quello Basile, la nostra Lavinia non viene meno, perché questa è una riproduzione di una maiolica importantissima di una casa basiliana. Si vede questo floreale, eh? Il floreale a Borgo Strafalea non manca, né concettualmente né praticamente, siamo sempre pieni di fiori. Ma l'arredo verde porta sempre bellezza. Andiamo a questi piccoli capolavori che vediamo qua. Anche qui Festernuccio l'ha omaggiata di un suo ritratto, interpretandola proprio come la signora dei vestiti di Borgo Strafalea.